Ci sono costruttori che dicono di essere premium, ma poi alla fine, alla verità dei fatti, qualcosa non torna. E poi ci sono altri costruttori, come Mazda, che premium lo sono davvero senza fare troppo rumore. Andiamo a scoprire come va la nuova Mazda CX-5 2019 in questa nostra recensione. L'attuale CX-5 nasce come seconda generazione di un modello che resta ancora oggi il più venduto di Mazda in Europa. Si posiziona come dimensioni a metà strada tra il segmento C e il segmento D, con una lunghezza di 4,55 m, una larghezza di 1,84 m, un'altezza di 1,68 m 1 e un passo, ovvero la distanza tra le ruote, di 2,70 m. Anche l'abitabilità interna di conseguenza riflette queste dimensioni, con tanto spazio sia davanti sia dietro e soprattutto un bagagliaio ai vertici della categoria, con 506 litri minimi e 1620 abbattendo gli schienali dei passeggeri posteriori. Di grande impatto, qualsiasi siano i vostri gusti, è lo stile esterno. Kodo Design lo chiamano in Mazda, una filosofia progettuale che va ben oltre il semplice styling. È una filosofia che permette di apprezzare le forme non tanto per le linee, le poche linee ci sono ma sono nei punti giusti, quanto per il modo in cui la luce si riflette sulla superficie. Una superficie che sembra quasi liquida, anche grazie alla presenza di questo Soul Red Crystal, che è la firma stilistica di Mazda, un rosso molto profondo, molto intenso, con diversi strati e una tecnica di applicazione degna dell'artigianato giapponese. Parleremo a breve del rapporto che lega intrinsecamente uomo e macchina in Mazda, ma in questo caso vi voglio dire che secondo me questa vettura ha proprio un'espressione che sembra quasi umana. Lo si vede dall'ammiccamento dei fari a LED, che sono anche a matrice attiva, quindi con una tecnologia piuttosto importante, dall'espressione di questa grande calandra che sembra un po' il naso, con il logo Mazda grande che copre il radar per il cruise control adattivo, e dalla presenza di queste piccole prese d'aria che servono essenzialmente al raffreddamento, non ci sono prese d'aria finte come molte invece delle concorrenti. L'impatto estetico posteriore potrebbe sembrare massiccio, ma vi assicuro che dal vivo questa vettura è decisamente leggera. Sì, sicuramente imponente, ma ci sono elementi come questa cromatura che va a slanciare il montante C e il montante C stesso triangolare, che alleggeriscono la visuale, e poi fari sottili che riprendono quelli anteriori. Lo spazio a disposizione per i passeggeri posteriori abbiamo detto che è elevata anche la sensazione di qualità e di comfort che si prova all'interno di questa Mazda CX-5, soprattutto per quanto riguarda piccoli accorgimenti che potrebbero essere importanti per alcuni dei passeggeri. Per esempio, abbattendo questo bracciolo abbiamo accesso prima di tutto ai comandi per attivare il riscaldamento dei sedili posteriori, laterali ovviamente, e poi un piccolo vano dove sono presenti due porte USB per la ricarica degli smartphone, oltre ovviamente al portabicchieri, quindi una serie di soluzioni interessanti. Qualità percepita molto alta, i rivestimenti sono impeccabili e soprattutto abbiamo le bocchette per la reazione anche per i sedili posteriori, oltre alle tasche dietro i sedili. All'interno l'abitacolo di Mazda CX-5 ci accoglie con un sistema, con un ambiente davvero ben fatto. Parliamo dell'ergonomia che è stata studiata dagli ingegneri Mazda e che riprende in qualche modo gli abitacoli delle vetture più sportive del marchio, la MS5 prima di tutto, e ancora la perfetta disposizione dei comandi, il feedback che questi comandi riescono a trasmettere al tocco. Parliamo per esempio del feedback delle manopole per quanto riguarda la gestione del clima, o ancora le manopole per quanto riguarda l'azionamento delle frecce dei fari, i pulsanti sul volante, ancora il sistema di gestione dell'infotainment, questo rotore nel tunnel centrale che permette di gestire tutto il sistema di infotainment con una rotella di scuola iDrive BMW o comunque delle migliori tedesche. Ecco, in questo caso abbiamo un display da 7 pollici che è anche touch quando la macchina è ferma e che offre una grafica diciamo curata, anche se alcune funzioni sono un po' âgées, come
a funzionamento. Devo dire però che è completo perché abbiamo anche CarPlay, Android Auto, e tutto questo sistema si integra alla perfezione all'interno di un abitacolo dal design curato. I materiali sono ottimi perché abbiamo pelle nappa molto morbida sui sedili, che sono anche traforati, abbiamo del legno nella plancia e inserti metallici di buona qualità e dall'impatto estetico decisamente notevole. Tutti questi elementi sul posto guida, beh, ci fanno venire davvero voglia di premere il pulsante stop start e accendere il motore e mettersi a guidare. Effettivamente questa è una vettura che, come tutte le Mazda, è figlia della filosofia Jim Baitai, ovvero la perfetta unione tra uomo e macchina. Lo capiamo da diversi elementi, tra cui prima di tutto il motore. Stiamo parlando in questo caso di un 2.2 4 cilindri turbo diesel Skyactiv D da 184 cavalli, un motore che si mostra subito davvero molto pronto, molto silenzioso, molto fluido nell'erogazione della coppia. Tanti Newton metri, 445 Newton metro a 2000 giri, quindi una progressione, una spinta che si fa davvero interessante e si fa quasi sportiva quando si preme a fondo sull'acceleratore. Il tutto a fronte di consumi che non sono nemmeno troppo alti, nonostante il peso importante della vettura, perché parliamo di 1600 kg e soprattutto la presenza del cambio automatico e della trazione integrale. Grazie all'ottimizzazione di Mazda Skyactiv D, quindi una serie di tecnologie volte ad ottimizzare i consumi di carburante, questo motore fa registrare una media di 4,9-5,6 litri ogni 100 km, una media dichiarata nel ciclo WLTP che siamo riusciti a rispettare parzialmente nella guida reale, con un consumo indicato dal computer di bordo di circa 6,5 litri ogni 100 km, non male davvero. L'auto ha un assetto tendenzialmente rigido, c'è un lieve rollio nelle curve, ma questo è giustificato dall'altezza della vettura e dalla massa, però devo dire che le sospensioni svolgono egregiamente il loro compito. Davanti abbiamo dei MacPherson, dietro abbiamo dei raffinati Multilink e l'assorbimento è decisamente buono. Ovviamente i cerchi da 19 con spalla ridotta non permettono di avere un effetto tappeto volante, ma in realtà con una macchina così divertente da guidare si vuole anche un po' avere il contatto diretto con la strada, quindi ci piace questo aspetto dell'assetto. A livello di dinamica di guida, questa CX5 ci piace davvero tanto. Prima di tutto la trazione integrale permette di avere una tenuta di strada impareggiabile, perché si ha quasi la sensazione di viaggiare all'interno di due binari, da quanto la vettura è stabile e capace di riprodurre fedelmente quello che l'uomo al volante indirizza tramite lo sterzo. Beh, ancora di più nelle curve questa vettura si fa apprezzare grazie al sistema Mazda G-Vectoring Control Plus. Il Plus sta nella presenza dei freni, che permette di gestire il sistema di torque vectoring che era già esistente su Mazda. Grazie ai freni questo sistema permette di gestire al meglio l'erogazione della coppia e permette alla vettura di chiudere al meglio le curve, specialmente in uscita, per evitare quel fenomeno di sottosterzo tipico di questo segmento di vetture nate con la trazione anteriore. C'è un'unica cosa che non mi è piaciuta di questa vettura, ovvero il cambio automatico. In realtà non è proprio un vero difetto, si tratta di un cambio automatico con convertitore di coppia a 6 rapporti che svolge egregiamente il proprio dovere quando si viaggia in modo tranquillo, rilassato, ma che invece si dimostra un po' lento e poco reattivo quando gli si chiedono maggiori prestazioni, e questo è un elemento un po' a sfavore quando una vettura si fa piacere così tanto. Prestazioni che vengono confermate anche dalla scheda tecnica. Viste le dimensioni, è buono assolutamente il valore dello 0-100 coperto in 10,1 secondi e i 199 km/h di velocità massima. Mazda CX-5 offre di serie tanti ADAS per la sicurezza attiva, in particolare con la nuova versione abbiamo il monitoraggio posteriore del veicolo con avviso di pericolo in uscita dal parcheggio, il sistema di abbaglianti automatici, il controllo della corsia attivo e poi la frenata di emergenza in città con rilevamento dei pedoni che era già disponibile in precedenza.
La taratura dei sistemi è assolutamente buona ed è ottima la sensazione di sicurezza, ma Mazda ricorda che questi sistemi vanno usati solamente come un supporto e non come sostituti del guidatore e scusa per distrarsi. L'allestimento Signature è il top di gamma di questa Mazda CX-5 e in quanto top di gamma ha davvero tutti gli optional disponibili. Head-up display a colori con lettore dei segnali stradali, telecamera a 360 gradi, tutti gli ADAS presenti in gamma e una dotazione anche dal punto di vista del comfort molto ricca, perché abbiamo i sedili ventilati e riscaldati rivestiti in pelle nappa. E ancora cerchi da 19, unico optional assolutamente consigliato è il Soul Red Crystal. I prezzi di Mazda CX-5 partono da poco più di 30.000 euro per quanto riguarda l'allestimento base business con motore 2000 benzina da 165 cavalli. Per il nostro esemplare Signature con motore diesel 184 cavalli, cambio automatico, trazione integrale, la posta in gioco si alza, in particolare 45.000 euro. Una cifra che è comunque giustificata da una dotazione pressoché introvabile sulle concorrenti. Per tutti i dettagli vi rimando come sempre al nostro articolo completo che trovate su www.shockcar.news. Vi consiglio di cliccare anche sul configuratore.